Buon lunedì e buon inizio di settimana dal TG6 in apertura. Parliamo di pandemia a Pescara. Come in molte altre città, aumentano i giorni di apertura degli hub vaccinali per permettere la vaccinazione anti-Covid. Paolo Renzetti. Più possibilità di vaccinarsi per i cittadini pescaresi. A partire da oggi, infatti, la ASL del capoluogo adriatico potenzia l'attività del centro vaccinale ex Lidl in via Colle Renazzo con l'apertura anche del lunedì mattina. Il centro quindi sarà aperto tutti i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì del mese dalle ore 9 alle ore 13. Gli over 12 potranno accedere anche senza prenotazione. L'auspicio è quello di vedere sempre più persone decidere di vaccinarsi. Vista la crescente richiesta delle vaccinazioni abbiamo deciso di aumentare un ulteriore giorno lunedì e quindi saremo aperti lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in orario 9:13. Una stagione questa, dottor Diuzzi, un po' particolare, fa caldo, siamo in piena estate, lo scorso anno di questi tempi c'erano pochi positivi, quest'anno ce ne sono tanti, perché le faccio la domanda da medico ovviamente in questo caso. Questo è dovuto alla variante Omicron che ha un'altissima diffusibilità del virus, per cui tante persone sono state contagiate anche durante il periodo estivo. Come stanno andando le vaccinazioni? Vi aspettavate più persone da vaccinare? C'è un po' ancora di diffidenza? Insomma, qual è anche l'appello che fa la ASL di Pescara, soprattutto agli over 80, perché ce ne sono molti che non hanno ancora fatto la quarta dose? L'appello è quello di vaccinarsi, di usare le mascherine, di lavarsi le mani, di evitare luoghi affollati. La vaccinazione è rivolta agli ultra sessantenni, per cui invitiamo tutti gli ultra sessantenni a vaccinarsi e a effettuare la quarta dose laddove siano passati 120 giorni dalla terza dose o dalla manifestazione del COVID, della positività al Covid. Il dottor Di Luzio spera in un abbassamento della curva dei contagi con il passare delle settimane per evitare, come si suol dire, un autunno caldo. Ma in autunno, per quanto riguarda la vaccinazione, siamo in attesa di un nuovo vaccino che dovrebbe coprire maggiormente le varianti Omicron. Speriamo che arrivi. Per quanto riguarda invece l'andamento epidemico, se non ci sarà un abbassamento della curva epidemica, in mesi invernali la vedo un po' dura la situazione. Una notizia di cronaca: stava tagliando dei rami ad un albero ai margini del fiume quando ha perso l'equilibrio finendo nelle acque del Tirino. Il pensionato ha cercato in tutti i modi di aggrapparsi alla folta vegetazione presente nell'argine del fiume, ma la corrente lo ha trascinato non lasciandogli scampo. Aveva 84 anni Gustavo Matricciani. Il pensionato di Bussi sul Tirino ha negato questa mattina nei pressi della sua abitazione che confina proprio con il fiume. L'uomo, come detto, stava tagliando un salice con la motosega quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è scivolato nelle acque del Tirino non riuscendo a salirvi. Sul posto per recupero del corpo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara con la loro squadra di sommozzatori. Le operazioni sono ancora in corso mentre i carabinieri della locale stazione stanno effettuando tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della tragica vicenda al fine di accertare eventuali responsabilità o omissioni. E noi cambiamo argomento. Il servizio di trasporto pubblico a Chieti e le relative problematiche che non trovano ancora una soluzione preoccupano i sindacati che si dicono, detto, preoccupati per i dipendenti costretti a turni di lavoro superiori alle quelle contrattualizzazioni e per l'erosione dei loro salari. Il servizio di Selenia Secondi. È ancora stallo per la risoluzione dei problemi del servizio del trasporto pubblico a Chieti. A renderlo noto con un comunicato congiunto sono le segreterie regionali della FILT CGL, FIT CISL e FAISA CISAL che auspicano una soluzione immediata che possa ridare dignità a questo servizio. Dignità intesa come garanzia e fruibilità delle soste di un lavoro che ricordiamo essere riconosciuto usurante. Dignità intesa come garanzia e fruibilità delle soste di un lavoro che ricordiamo essere riconosciuto usurante. Agli atti vi è una richiesta di verifica delle percorrenze che, se regolarizzate nella necessaria riprogrammazione di esercizio per le corse da reinserire, chiuderebbe anche questa antica vertenza. A tutt'oggi, spiegano i sindacati, non possiamo riportare alcun segnale distensivo ai lavoratori della panoramica, i quali, aggrediti dall'erosione del loro salario proprio nel periodo più duro della fase pandemica,
Ricordiamo che la società negò persino l'anticipo della cassa integrazione con ritardi di erogazione anche di 6 mesi, nonostante una legge regionale e una delibera comunale sono ancora ostaggio di una situazione che ha dell'inverosimile. La tensione nell'ambiente lavorativo si tocca con mano, così come la demotivazione di quei padri di famiglia che durante il più duro lockdown hanno continuato a garantire un servizio impeccabile all'utenza con l'aggravio dei ritmi lavorativi. A giugno 2020 infatti i lavoratori dell'azienda panoramica avevano ricevuto una lettera di disdetta del contratto aziendale, un insieme di accordi tra i quali erano riconosciute attività lavorative comunque affettate. A giugno 2020 i lavoratori dell'azienda La Panoramica avevano ricevuto una lettera di disdetta del contratto nazionale, un insieme di accordi tra i quali erano riconosciute attività lavorative comunque effettuate dalla disdetta in poi. E come vedete c'è un problema sul servizio che contiamo di mandare in onda più tardi. Il presidente dell'Automobile Club di Pescara, Gianpietro Sartorelli, pur sottolineando quello che di buono sta facendo la Giunta Masci sul fronte della viabilità, muove delle critiche sul progetto della nuova Viale Marconi. Vediamo. Presidente Sartorelli, su Viale Marconi si continua a discutere, a dibattere, anche l'Automobile Club di Pescara ha voluto dire la sua. Voi avete delle perplessità, qualcosa che secondo voi non va per il meglio e anche per una problematica che riguarda l'incidentistica stradale? Ma noi siamo intervenuti già nel novembre del 2021 proprio per dare alcuni nostri suggerimenti, per carità, poi possono essere accettati o meno, ma pensavamo già all'epoca e lo abbiamo ribadito in questi giorni che la nuova viabilità studiata su Viale Marconi crea delle difficoltà solo ed esclusivamente sulla sicurezza stradale, perché gli utenti deboli non sono sicuramente tutelati. La larghezza della strada non consente, a nostro avviso, 4 corsie, è difficile per i ciclisti, è difficile per i pedoni, ma è difficile anche per gli automobilisti cercare di capire cosa sta succedendo, perché i lavori stanno durando forse un po' troppo. C'è anche una problematica di incidenti, comunque di tamponamenti. Ma gli incidenti ci sono stati in corrispondenza delle rotatorie, ci sono poi altre piccole cose. Adesso l'incidente della bicicletta di quella ragazza è quella che forse è arrivata alla ribalta rispetto a tante altre piccole cose tra autovetture, quando non vengono coinvolti pedoni, per fortuna è tutto bene. Noi siamo meravigliati anche perché questa amministrazione sta facendo grandi cose per la mobilità. Noi apprezziamo molto il lavoro dell'assessore Luigi Arbore Mascia, perché sta cercando di risolvere alcune problematiche antiche, antichissime. Certe volte non condividiamo il metodo che viene utilizzato per certe scelte, però questa ci sembra una contraddizione, quella su Viale Marconi, questa tenacia con cui si insiste in un progetto che ha visto già tante piccole varianti in corso d'opera, che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. Stiamo vedendo adesso sorgere dei semafori e non riusciamo a comprendere, e quindi ci sembra strano. Continua e si intensifica l'attività della componente specialistica della Guardia di Finanza di Pescara, che con uomini e mezzi del reparto operativo aeronavale garantisce una presenza costante sul mare in prossimità di tutta la costa abruzzese. Nel corso della notte di giovedì scorso, 3 individui provenienti dalla Campania, organizzati anche con mezzi isotermici, sono stati individuati sul litorale di Francavilla al mare. Dopo ore di immersioni trascorse a passare al setaccio quasi 4 km di scogliera e con un bottino di oltre 100 kg di polipi, i pescatori di Frodo sono riemersi trovandosi di fronte ai militari. Tutto il prodotto ittico è stato prontamente rigettato in acqua, poiché ancora vivo, mentre le attrezzature utilizzate per la pesca notturna sono state sequestrate. Agli stessi sono stati inoltre elevati verbali per sanzioni amministrative pari a circa 18.000 euro. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Paura nella notte tra sabato e domenica per un incendio che ha interessato la riserva dei Calanchi di Atri. L'immediato intervento dei soccorsi da terra prima e dei Canadair dal mattino hanno evitato una vera e propria tragedia ambientale. Vediamo.
Atri ancora in fiamme. Dopo il rogo di venerdì scorso nella zona di Villa Ferretti, sito di interesse comunitario, nella notte tra sabato e domenica un nuovo focolaio ha interessato questa volta la riserva dei Calanchi. Ad accorgersi intorno alle 22 del propagarsi delle fiamme un residente che subito ha allertato i soccorsi, evitando così il peggio. Punto d'innesco il boschetto Belvedere con le fiamme che subito si sono propagate verso i Calanchi. Quella di Colle della Giustizia è una zona molto impervia, così per domare l'incendio, oltre ai vigili del fuoco, ai mezzi fuori strada delle associazioni Gran Sasso e Cives di Teramo, sono entrati in azione dalle prime luci dell'alba due Canadair che hanno messo in salvo non solo la riserva, ma anche campi di grano, oliveti e le case limitrofe. A coordinare i mezzi aerei il DOS, direttore delle operazioni di spegnimento di Teramo. Per fortuna non sono molti gli ettari interessati, ma quasi certamente questo ennesimo episodio, causato ancora una volta dalla mano dell'uomo, difficilmente ha dato scampo alla fauna della riserva, ricca di caprioli, istrici, tassi, volpi e scoiattoli. Una macchia nera che ci accompagnerà per tutta l'estate, ricordandoci che la natura brutale dell'uomo si combatte solo ed esclusivamente con l'unione e la collaborazione, e in questo caso specifico anche con la grande professionalità delle persone. Questo il commento lasciato sui social dal direttore dei Calanchi di Atri, Adriano De Ascentis, che poi lancia un accorato appello a chiunque possa fornire informazioni in merito a movimenti strani in modo da aiutare gli inquirenti che continuano ad indagare sulle origini del rogo. La pagina degli eventi, l'Aurum di Pescara ospiterà dal 24 al 30 luglio la seconda edizione di Liberty Festival per celebrare D'Annunzio e non solo. Vediamo. Maestro, sarà una settimana di grandi eventi a Pescara con questa nuova edizione di Pescara Liberty Festival, musica, cultura, tanto altro, per tutti i gusti. Sì, ci sarà tanto, ci saranno le fontane luminose, ci saranno orchestre, prime esecuzioni assolute, il famoso Neo Liberty che io voglio portare avanti come genere filosofico e artistico, ci sarà Antonella Ruggero, ci sarà Andrea Bosca, ci sarà Deborah Caproglio, ci saranno cantanti, artisti, ci sarà Maurizio Rolli, il famoso jazzista con una big band, ci saranno tante di quelle cose e le fontane luminose dell'anno scorso, altre fontane luminose ad aprire tutta la manifestazione. Che messaggio vuole lanciare questo festival? Vuole lanciare un messaggio di speranza, perché Liberty nasce come filosofia del sogno e della speranza in un momento in cui la realtà è particolarmente dura. Nacque così, oggi ci troviamo in una situazione generale altrettanto difficile e quindi il Neo Liberty vuole lanciare un messaggio di sogno, speranza e una indicazione per un mondo finalmente migliore. Torna per la 14ª edizione il Festival Arte in Canto, la rassegna musicale itinerante nella provincia di Teramo che si svolgerà dal 24 luglio al 13 agosto. L'associazione Il Cantiere delle Arti ne ha svelato il programma. Vediamo. Siamo molto molto contenti perché siamo riusciti con pochissime risorse a creare comunque un cartellone di tutto rispetto come piace a noi. Abbiamo adesso, prossima settimana, il concorso internazionale di canto lirico che è proprio il cuore pulsante di questo progetto, che accoglie ragazzi giovani o comunque che si affacciano per le prime volte ai palcoscenici da tutto il mondo. L'anno scorso abbiamo avuto 43 partecipanti provenienti da diverse nazioni, dall'America, dal Messico, dalla Cina, dalla Corea, e ci ospiterà il Conservatorio Gaetano Braga qui a Teramo, quindi siamo molto molto felici e onorati e stiamo quindi affinando in questi giorni le partecipazioni. Il festival parte con il concorso lirico, quindi Teramo eliminatorie e semifinali, e poi la finale sarà a Ripattoni di Bellante il 24 alle ore 21 e avremo tanti cantanti che animeranno con la loro presenza e le loro voci il borgo di Ripattoni.
Mattoni e il centro storico di Teramo. I vincitori si esibiranno poi invece il 25 a Giulianova in Piazza del Mare. I ragazzi vinceranno dei premi in denaro e abbiamo quest'anno la collaborazione e il sostegno della FIDAS Donatori di Sangue di Teramo e di Giulianova. Il cartellone poi va avanti con altri eventi. Il 4 agosto siamo ancora a Ripattoni nel Teatro Saliceti con Giovani Promesse della Lirica. Proseguiamo il 9 agosto, torniamo nelle zone boschive in un luogo magico che è il Santuario della Madonna della Tibia, dove avremo un quartetto di trombe che accompagnerà la voce solistica del tenore Nunzio Fazzini. Chiuderemo la nostra rassegna il 13 agosto e Giuseppe Verdi sarà il protagonista dell'ultimo evento per un concerto per soprano, tenore e pianoforte con le più belle arie verdiane, celebri duetti, e concluderemo appunto con un brindisi musicale, quello di Traviata, il nostro cartellone. Torniamo a Chieti, seconda apertura della stagione per la discoteca nella zona adiacente l'anfiteatro della Civitella. Il 30 luglio si ballerà sulle note della musica di DJ Ralph, alias Antonio Ferrari, disc jockey di musica house, elettronica e sperimentale. Vediamo. Si torna a ballare allo Stellario il 30 luglio con DJ Ralph, l'alfiere della musica da ballo italiana, un appuntamento su cui avete puntato molto. Sì, sì, Ralph è una delle nostre prime scelte sempre, che sia il Palazzo Lepri, Bella Vista o appunto lo Stellario, noi lo scegliamo sempre perché è da 30 anni che è sempre sulla cresta dell'onda e fa ballare intere generazioni di persone. Una musica che piace, ballabile, fruibile, ma soprattutto tutto un biglietto a prezzi contenuti. Sì, sì, abbiamo fatto un biglietto popolare perché vogliamo dare la possibilità a tutta la cittadinanza e anche alla regione di poter vedere la bellezza dello Stellario, anche perché noi facciamo una scenografia particolare con delle mirror ball e siamo molto contenti, insomma, che il posto sia visibile a tutti. Biglietti si possono comprare su Ciao Tickets e Xid, sono piattaforme online o in tutte le tabaccherie. E stiamo provvedendo anche a un punto fisico al Teatro Marruccino. Uno spettacolo rivolto per il pubblico giovane della nostra città e non solo, perché tanti saranno i giovani che verranno sicuramente anche da fuori città. Quest'estate abbiamo davvero cercato di accontentare tutti i palati, dalla musica classica, alla musica jazz, alla musica pop, con grandissimi nomi che ci saranno anche la Civitella, alla musica da ballo, di intrattenimento per i più giovani. Siamo veramente molto felici di questo cartellone istituzionale dell'Estate Teatina 2022, che è un cartellone molto corposo, forse come mai prima aveva avuto appunto la stessa città di Chieti. Un'occasione per richiamare anche quanti vivono in questo periodo estivo sulla costa, ma per un nome importante così si torna anche a Chieti. Beh, quest'anno abbiamo avuto un cartellone che ha richiamato finalmente dalla costa molti turisti che da Pescara, da Francavilla vengono a Chieti la sera per vedere questi spettacoli di musica jazz, di musica classica, di opera e anche di musica per giovani, ma anche per meno giovani, perché il divertimento non ha età. Siamo allo sport. Un regista di centrocampo e un portiere sono queste le priorità del momento in casa Pescara. Intanto il gruppo lavora a palena anche in vista dell'amichevole di prestigio di domenica prossima, che il sindaco D'Emilio spera possa attrarre tanti sportivi nel comprensorio dell'Aventino. Andrea Costantini. Si apre la prima settimana piena di ritiro per il Pescara a Palena, giorni nei quali Alberto Colombo attende qualche altro innesto per poter avere una base solida in tutti i reparti per iniziare a trasferire i primi concetti tecnico-tattici, pur in una fase dove c'è preponderanza per il fattore atletico. Il vuoto principale da colmare è la mancanza del regista, la strada per Salvatore Pezzella è sempre più in salita, il presidente Sebastiani e il DS dell'Icari hanno concesso del tempo a un giocatore che abbina due aspetti, età giovane, è un classe 2000,
ma per un ruolo così delicato già un bagaglio considerevole, 22 gettoni in B con la Reggiana, 52 in C tra Modena e Siena. Ma l'attesa è finita, il Pescara guarda altrove. Arrigoni non ha dalla sua l'età, ma viene da stagioni sontuose e nel ruolo difficile trovare di meglio. In caso di conferma dell'esclusione della C del Teramo si sentirebbe libero di accasarsi altrove. Altra mancanza evidente è quella di un portiere titolare, con Simone Ghidotti della Fiorentina oramai diretto al Como e con l'ex Raffaele Di Gennaro pronto a legarsi al Gubbio. Intanto Colombo e i giocatori continuano a lavorare e sabato sono stati caricati dalla presenza degli ultras biancazzurri. Domenica il primo test, ore 17:30 allo Stadio degli Angeli contro la Dana Demispor, che sarà appuntamento di richiamo per tanti sportivi, come auspica il primo cittadino di Palena, Claudio De Miglio, che anche quest'anno ha ospitato la società biancazzurra. Per noi è un piacere, noi ce la mettiamo tutta per far sì che le strutture non siano sempre al meglio, affinché veramente la squadra possa allenarsi e dare il meglio di se stessa. Vuol dire che l'arrivo del Pescara fa un po' iniziare anche la vera e propria stagione estiva nel comprensorio del Sangro Aventino? Sicuramente sì, diciamo, è proprio lo start, è l'inizio, perché permette a tante famiglie, con il fatto che il Pescara Calcio è qui, tante famiglie di sabato e domenica si iniziano a avvicinare a questo Alto Aventino, a questi bei luoghi, e ci auguriamo che quest'anno, se tutto andrà come deve andare, e speriamo che sia così, avremo anche l'apertura del Grotte del Cavallone, e sarebbe veramente un gran ritorno da un punto di vista turistico, ma soprattutto economico, per queste zone che sono in sofferenza. Poi diciamo anche che c'è questa amichevole di prestigio del 24 di luglio contro i turchi della Dana. Beh, è stata una sorpresa non da poco sapere che una squadra allenata da un nostro diciamo concittadino nel senso italiano che Montella, e poi nelle file pare che ci sia anche Balotelli se dovesse rimanere. Se pare stia andando via, c'è però Bjarnason. Cioè, beh, ecco, già rivedere anche Bjarnason sarà un piacere su questo campo, cioè poi è veramente una soddisfazione, poi quando vedi il campionato normale vedi dei nomi che comunque hanno calcato il campo di Palena, è una gioia, un orgoglio per tutti i palenesi che contribuiscono con le loro tasse a farsi di avere un campo di questo livello. Alle ore 15 inizierà l'udienza al Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso presentato dalla Teramo Calcio contro tutti gli atti che hanno portato all'esclusione dalla società dalla Serie C, deliberata dall'ultimo Consiglio federale. Il ricorso è stato curato dallo studio DCF Legal degli avvocati Cesare Di Cinto e Federica Ferrari. La strategia dei legali punta a ottenere un nuovo termine col quale poter ottemperare, anche grazie all'ingresso dell'imprenditore Giuseppe Spinelli, alle scadenze non onorate nel termine perentorio del 22 giugno, poiché la società non si trova in una fase di autonomia gestionale in quanto il 60% era custodito dal Tribunale di Roma. Autonomia ora riguadagnata dopo lo sblocco delle quote avvenute martedì scorso. Le speranze non sono molto alte di ribaltare la situazione. L'esito del ricorso è atteso nel tardo pomeriggio o in serata. In caso di mancato accoglimento si chiuderebbero i ricorsi sportivi e per il Teramo non resterebbe che la strada del TAR, ma nel frattempo la Federcalcio potrebbe decidere di procedere con i ripescaggi. Oltre a quello del Teramo, nel pomeriggio sarà discusso anche il ricorso del Campobasso. Scendiamo di categoria, Avezzano e Pineto sono molte attive sul fronte dell'allestimento dell'organico per la nuova stagione. I marsicani puntano su tante conferme, il Pineto da oggi invece ha iniziato a sudare agli ordini di mister Amaulo. Vediamo. Avezzano e Pineto sono le due società di Serie D che meno hanno fatto tribolare per l'iscrizione al campionato. La determinazione del patron marsicano Gianni Paris ha fatto la differenza nel voler riportare la squadra nella quarta serie nazionale dopo la cocente retrocessione del 2020, anche a causa dello stop per la pandemia. L'Avezzano ha scelto di ripartire dal tecnico della promozione Torti, sta infoltendo la rosa di fuoriquota con l'innesto di Caracciolo e le conferme dei vari Roncone, Laguzzi e Gianluca Paris, e in attesa di acquisire elementi di categoria vuole dare fiducia alla spietata coppia del gol dello scorso anno. Si lavora alla conferma di Mateus Dos Santos, già incassata quella di Alessandro Pendenza, che a 36 anni si cimenterà con la Serie D dopo anni spesi tra eccellenza e promozione. Sono contentissimo di continuare ad Avezzano dopo comunque la stagione super dell'anno scorso, e spero comunque di continuare questo percorso e di fare comunque il meglio possibile per questa maglia. Ma sicuramente sarà un altro tipo di campionato, completamente diverso rispetto alla
la stagione dell'anno scorso. L'unica certezza, diciamo, è che si riparte quasi dalla base dell'anno scorso, quindi bisogna comunque continuare il percorso, cercare di salvarsi il prima possibile. È scattata oggi la preparazione precampionato per il Pineto, diversi volti nuovi messi a disposizione dalla società del presidente Silvio Brocco al confermato tecnico Daniele Amaulo, Allegretti, Di Filippo, Braghini, Cipriani, Ferrini, Giambè, Foglia, Losicco, Nonni, alcuni dei volti nuovi. A loro si aggiungono conferme di rilievo come Mininkleri, Della Quercia, Mercorelli, Barlafante. In questa settimana la squadra si allenerà con seduta singola mattutina, tranne la doppia di giovedì. Venerdì pomeriggio test in famiglia, riposo sabato e poi di nuovo in campo domenica mattina. Questa è la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.